Ciao a tutti da Portale Chef, sono Federica. Oggi vogliamo abbinare una bella pizza margherita. La regina delle pizze, la più classica ma anche abbastanza semplice e già ben bilanciata di per sé. Componente amidacea della farina, una buona componente grassa data dalla mozzarella, con sicuramente l'aggiunta di olio e quindi tendenza dolce e pastosità, ma bilanciata con la presenza del pomodoro. Quindi, come l'abbiniamo? L'abbiniamo sicuramente bene a delle bollicine, partendo da metodo Charmat, sia con residuo zuccherino che si bilancia con l'acidità del pomodoro, ma anche una via di mezzo, l'extra dry, fino al brut, che comunque va a contrastare con la tendenza dolce laddove c'è una presenza maggiore di formaggio, quindi di mozzarella. Ma bene anche per il metodo classico, sautéin quando la presenza del pomodoro non è molto importante, metodo classico brut che si adatta un pochino a tutte le circostanze. Molto bene anche il metodo classico rosato che si abbina bene al pomodoro. Se invece preferiamo la versione ferma di vino, andiamo ad abbinare vini leggeri, fruttati per la loro leggera aromaticità, soprattutto se c'è anche la presenza di basilico, minerale che va a bilanciarsi e ad armonizzarsi con la leggera sapidità. Per quanto invece riguarda i media struttura, minerale per le stesse ragioni, fruttato se abbiamo la presenza di condimento un pochino più importante e quindi abbiamo bisogno anche di un corpo medio, e vegetale quando la presenza del pomodoro e del basilico anche è molto percettibile. Ci troviamo bene anche con un rosato, ma dobbiamo sceglierlo intenso, altrimenti non ce la farebbe con gli aromi di pomodoro ed eventuali basilico. Anche vino frizzante bianco che sicuramente si accosta bene per il discorso delle bollicine. Ci vediamo al prossimo abbinamento.